sono gli allievi nazionali della Fiorentina Calcio. Hanno dai 15 ai 17 anni e questo è il loro anno più importante. Comincia così il reality, o meglio il docu-reality Calciatori Giovani Speranze, che è stato presentato oggi all'interno della sede di MTV a Milano. Si tratta di un modo per raccontare in maniera forse diversa e anche lontana dagli schemi quelle che sono le vite dei giovani calciatori, un po' sulla falsariga del programma dedicato alle ginnaste. Ecco alcuni commenti. Ho visto due promo, quindi ancora non lo so, dopo domenica che comincia il programma ti farò sapere meglio. Senti, la traversa che hai preso per ben 6 volte sì, di fila. Sì, no. Tutto vero, no? Sì, sì. La cosa che ti ha divertito di più fare è quella che è stata più difficile magari invece nel corso dell'anno? Televisivamente parlando, no? No, diciamo che alla fine quando riprendevano, alla fine io ero quasi sempre me stesso, cioè sempre quello, faccio sempre le stesse cose, quindi boh, vabbè, ogni tanto ho dovuto improvvisare qualche scenetta, ma niente di speciale. E no, diciamo l'ultimo giorno siamo andati a Milano a fare, cos'era, il fine giugno, a fare le pubblicità. Lì è stato un po' più difficile riprovare, tanta pazienza. Cedric rompe, no scherzo. Tocca a te. Silenzio stampa, io non parlo. Cioè. È stata una bella esperienza, insomma, niente di più. Bene, l'importante però è giocare, insomma. Quello sì, il mio primo posto. Il tuo obiettivo? Per esempio, il mio obiettivo è sempre quello di diventare calciatore. Questa è una cosa in più, assolutamente. E il fatto di avere invece nel privato così questa piccola invasione può essere un divertente? O... Cioè, dipende come si prende, può diventare pesante o può essere un divertimento. Il palcoscenico della TV giovanile per antonomasia tra musica e reality, a volte un po' discutibili, ha scelto da tempo, le riprese infatti sono iniziate un anno fa, gli allievi nazionali della Fiorentina per costruire una trasmissione dove vengano messi in luce aspetti calcistici e personali di tutta una squadra. La difficoltà di inserirsi nel quotidiano con una telecamera che non deve essere filtro, ma occhio invisibile, sono stati la prima parte. Montare assieme il tutto in maniera organica e cercando di trovare situazioni interessanti è stata la seconda parte del lavoro. Le vite parallele delle ginnaste, dove trionfano spesso le lacrime e dolori, non rappresentano quindi il punto di partenza nell'ambiente della Fiorentina, si parla soprattutto di concetti e di valori assoluti.